Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni. Oggi vi presentiamo un lavoro fatto su questa BMW serie 3 nella versione GT, una versione particolare che in Italia non ha avuto una diffusione ampia, diciamo che è stata fatta più che altro per mercati tipo americano, cinese, cioè altri tipi di mercato. Comunque in Italia ne hanno vendute, sostanzialmente è una versione BMW allungata, diciamo così, con la motorizzazione quella delle serie 3 normali. Questa è una versione motore 2000 turbo diesel. In questo caso il cliente ci ha chiesto di partire dal motore, quindi classica stage 1. Per il momento abbiamo fatto appunto una rimappatura della centralina elettronica via seriale, quindi abbiamo utilizzato il software in sostituzione del software della centralina originale con l'obiettivo di incrementare i valori di coppia, potenza, rimanendo sempre all'interno di un ambito di affidabilità meccanica che per noi è essenziale, e a seconda di come viene guidata la macchina una riduzione dei consumi. In questo caso, nello specifico, l'incremento è stato di circa 28 cavalli e una 55-58 Nm di coppia, quindi più che sufficienti per avere una macchina che comunque ha una massa abbastanza consistente, più scattante, più brillante, soprattutto d'estate quando si usa il condizionatore, la macchina sicuramente ha un funzionamento più lineare. Quindi come motore abbiamo iniziato da lì. Poi ci ha chiesto di intervenire sulla parte estetica, quindi in questo caso per il momento siamo a metà dell'opera. Abbiamo fatto lo splitter anteriore, lo splitter si intende lama splitter, chiamiamolo come vogliamo, che abbiamo trovato presso un fornitore non italiano, perché è molto difficile trovare parti di carrozzeria di questa macchina, quindi uno splitter completamente in carbonio anteriore. E poi siamo intervenuti sulla parte posteriore con un estrattore, in questo caso davanti si chiama splitter, dietro si può chiamare estrattore o parte inferiore del paraurti, quindi accompagnata la parte anteriore, anche in questo caso completamente in carbonio. Prossimamente ci dovranno arrivare le due minigonne laterali, che sostanzialmente andranno a chiudere il longherone, che adesso è stato trattato con una pellicola, ma che comunque verrà appunto applicata un longherone in carbonio. Abbiamo fatto la copertura degli specchietti sempre in carbonio, che sono questi, e mancano le due lesene, che sono appunto il marchio caratteristico, il segno distintivo delle BMW, che adesso sono in metallo cromato, in alluminio cromato, e verranno sostituite in carbonio come questo. Quindi a lavoro finito, diciamo che la macchina acquisterà, cioè verrà fatto appunto un lavoro per migliorare il look, però in maniera elegante, senza esagerare. Come ultima cosa chiesta dal cliente, essendo questa una vettura turbo diesel, ovviamente abbiamo proposto il discorso dell'Active Sound Booster, quindi per ottenere un sound decisamente performante, quindi senza andare a toccare la linea di scarico originale, abbiamo montato, come abbiamo montato già su centinaia di altre vetture, questo sistema che tramite app consente di selezionare una sonorità a piacimento del cliente. Adesso io casomai vi faccio vedere con Mirko le tipologie di o come si può regolare l'app in maniera tale da rendere più chiara la spiegazione. Allora, noi abbiamo l'app, ok, dove noi possiamo regolare il volume, accendere, spegnere e cambiare i sound. Allora, accendiamo. Questo è il sound, posso regolare anche il volume, o se no andando nelle impostazioni posso cambiare il tipo di suono. In più questa macchina ha il selettore sport ed eco, e muovendo solo il selettore si può anche variare il sound direttamente senza usare l'app. Quindi noi, se ci spostiamo e mettiamo per esempio su eco, abbiamo un altro tipo di suono. Ritorniamo su comfort o su sport e il sound cambia da solo. Per
perfetto. Come ultime osservazioni, come ultime note, secondo me di rilievo per descrivere appunto questo sistema, due cose importanti. Uno, che è completamente omologato, quindi il fatto di installare questo sistema a qualunque controllo, che sia in concessionario, che sia durante le revisioni ministeriali, che sia durante un controllo stradale, non toccando nessuna parte strutturale, la macchina è completamente omologata. E la seconda cosa, altrettanto importante, che noi diciamo ai clienti, che lo stesso sistema, nel momento in cui il cliente andrà a vendere la macchina, cioè vorrà vendere la macchina, si smonta e si monta automaticamente sulla nuova vettura. L'importante è che sia una vettura di recente costruzione col sistema CAN bus, così come tutte le vetture ormai da 20 anni a questa parte. Quindi anche il fatto di poterlo riutilizzare in un certo senso ne ammortizza il costo e ne valorizza, diciamo, l'acquisto, visto che comunque sono prodotti che hanno un costo maggiore rispetto ovviamente a cambiare la linea di scarico. Quindi anche questa cosa, secondo me, è uno degli aspetti che tanti clienti considerano e un aspetto per i quali fanno propendere il cliente all'acquisto di questo sistema. Io direi per il momento è tutto, vi salutiamo come di consueto. Se avete bisogno di qualunque informazione ci potete contattare in sede allo 0273 83 175, consultate il nostro sito nella sezione archivio elaborazione, dove ci sono più di 3500 schede. BMW ad esempio ce ne sono quasi 300, quindi ne avete a iosa per andare a vedere e consultare tutto quello che volete. E cosa veramente importante, cliccate sulla campanella in modo tale da aiutarci a rimanere sempre collegati con tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, grazie.